Siamo nati Gesù e Maria. Sempre siamo nati. Fratelli e sorelle carissimi, oggi la Chiesa celebra la solennità del Corpus Domini, è la festa dell'Eucaristia. Brevemente vi tratteggerò la storia di questa festa, come è nata, e il suo contenuto essenziale. Oggi l'omelia dei sacerdoti è abbastanza ristretta, quindi il tema è complicato, come la festa della Divina Misericordia, quindi non si possono fare molti voli. In coscienza un sacerdote ha l'obbligo grave oggi di ricordare fedeli e a se stesso il mistero sublime dell'Eucaristia. Abbiamo sentito la splendida sequenza composta da San Tommaso pronunciare queste parole, su cui torneremo. È un segno ciò che appare, perché il segno è una cosa che si vede, ma cosa c'è sotto quel segno? Nasconde nel mistero realtà sublime. Non c'è niente di più grande in tutto l'universo dell'Eucaristia. Cominciamo subito ad entrare in questo niente. Non c'è niente di più importante di quello che stiamo facendo qui oggi. Anche se oggi non ci crede quasi nessuno, ma non ci credano, non vuol dire che così non sia. Come nasce questa festa? Correva l'anno 1264, molti di noi lo ricorderanno, quest'anno siamo stati proprio a visitare il luogo dove, da cui sorge la festa del Corpus Domini, pellegrinaggio. Pellegrinaggio che vi invito nel corso anche degli anni futuri, se il Signore vi lascerà qui, a partecipare con sempre maggiore frequenza e intensità, sia per il loro valore formativo spirituale che per il loro valore costruttivo della Chiesa comunionale. Stiamo santamente insieme, cresciamo nei nostri rapporti tra di noi. Allora, ci fu il miracolo di Bolsena, molto famoso. Un certo Don Pietro, sacerdote della Boemia, che stava andando in pellegrinaggio sulla tomba dei papi a Roma, per sciogliere un dubbio di fede, perché era prete, celebrando la Santa Messa, io lo capisco, pronunciava le parole della consacrazione, dice: questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi, questo è il mio sangue, fai la comunione, sembra che non succeda niente, fai la comunione, senti il sapore del pane, senti il sapore del vino, e questo c'aveva un tarlo, dice: ma quello che sto facendo è un simbolo, è un rito, l'ostia, la caramella, d'accordo? Oppure è veramente presente Gesù? Perché in italiano questo è il mio corpo, il verbo essere, non è questo rappresento, questo simboleggia. Però come faccio a credere che io sento tutto il contrario? E va a fare questo pellegrinaggio, si ferma non lontano da Roma, a Bolsena, la basilica della piccola Santa Cristina, una grande martire, veramente una testimonianza toccante. Celebrando la messa, appena dice hoc est enim corpus meum, che è la formula di consacrazione della messa tradizionale antica, e alza l'ostia, sfiotto di sangue, allaga tutto quanto il corporale, bagna le pietre dell'altare, il pane si era trasformato in carne, grondante sangue, fiotto di sangue. Viene immediatamente informato il Papa, il Papa IV, fa portare tutto quanto ad Orvieto, il Papa allora risiedeva tra i vari posti a Orvieto, chiama San Tommaso d'Aquino, era vivo San Tommaso d'Aquino, e dice: beh, tu mi fai una bella messa in onore dell'Eucaristia, San Tommaso è il più esperto dell'Eucaristia, sulle cose che vi dirò sulla base del Magistero di Paolo VI sono copiate completamente dagli scritti di San Tommaso, è l'unico che ha capito qualcosa del mistero immenso dell'Eucaristia, l'ha proposto alla Chiesa, la Chiesa ha fatto copia e incolla e ci ha detto: questa è una verità di fede, d'accordo? Ci ha dato la sua autorità, questo è successo con l'Eucaristia. E il Papa dirà ogni anno, la prima domenica, e voglio dire, e il giovedì dopo l'ottava di Pentecoste, quindi una volta c'era Pentecoste, avete visto, no? La domenica scorsa era la Santissima Trinità, una volta c'era l'ottava di Pentecoste, il giovedì seguente, in memoria di questo prodigio, festa del Corpus Domini. Poi la Conferenza Episcopale Italiana ed altre conferenze l'hanno spostata la domenica, per favorire la massima partecipazione possibile di fedeli, un po' come con l'ascensione, altrimenti un mistero così grande sarebbe celebrato. Già siamo pochi la domenica, figuriamoci insomma i giorni feriali, quasi nessuno potrebbe meditare su una cosa così grande. Quindi, questa è la storia. Che cos'è l'Eucaristia? E adesso andiamo. L'Eucaristia, che è venuto dal Catechismo degli Adulti, che stavamo abbiamo parlato, è un sacramento che però ha tre aspetti congiunti e complementari l'uno con l'altro. Con l'Eucaristia si intende il santo sacrificio della Messa, la prima cosa. Con l'Eucaristia si intende la presenza reale che permane di Gesù nell'ostia consacrata, nei tabernacoli per la pubblica adorazione. Con l'Eucaristia si intende la Santa Comunione, Gesù che si dona come cibo spirituale per la nostra anima.
Numero uno, qui tra poco sapete che diventerà santo Paolo VI, io questo lo dico sempre. Paolo VI potrebbe diventare santo per quanto mi riguarda, con tutto il rispetto, sicuramente ha fatto grandi miracoli, altrimenti non avrebbe fatto diventare santo, sulla base di alcuni documenti di magistero che ha scritto e che sono, a mio avviso, una pietra miliare. Io che ho compreso bene l'Eucaristia, quando lessi la sua Mysterium Fidei, un documento piccolo, piccolo, non con tantissime parole, essenziale, ma io mi ricordo lessi quel documento e rimasi folgorato di uno. Io sono 30 anni che vado a messa, cioè, non ho mai capito niente di quello che è l'Eucaristia. Allora, lui mi spiega, cos'è la Santa Messa? La Santa Messa non è altro, tecnicamente parlando, si chiama anche sacrificio eucaristico. Che significa? Significa che quello che Gesù ha fatto in maniera violenta e cruenta sulla croce, una sola volta, 2000 anni fa, si compie realmente, anche se sotto i segni sacramentali, sull'altare. Sapete perché, una volta c'erano più attenti, sapete perché gli altari, vedete che si è anche un pochettino sopraelevato, ci stanno i gradini, perché? Perché l'altare simboleggia il Golgota. La messa non si può celebrare se sull'altare o a fianco all'altare, secondo le nuove norme liturgiche, non c'è la croce, non si può celebrare. Perché? Perché sull'altare si compie qui ed ora quello che è successo 2000 anni fa. Paolo VI diceva, c'è solo una differenza. Se ti dovessero chiedere a un quiz, che differenza c'è tra il sacrificio del Calvario e il sacrificio eucaristico? Nessuna, tranne che sulla croce era un sacrificio cruento, quindi Gesù ha sofferto, sull'altare è incruento, ma è la stessa cosa. Ecco perché ha spizzato sangue al miracolo eucaristico. Quindi il sangue lo sprizza, ma io consacro separati uno dall'altro il pane e il vino, quindi corpo e sangue sull'altare si trovano separati l'uno dall'altro. Ma io per separare il vostro sangue dal vostro corpo devo dare una coltellata, perché il nostro sangue è dentro il nostro corpo. Capite? Quindi la consacrazione distinta delle specie serve ad attualizzare quel sacrificio della croce. Provate a farvi un giro, non solo tra le pecorelle distribuite, ma tutte le persone che conoscete, vedete se qualcuno ha questa percezione della messa. Perché se uno ci credesse che questa è la messa, capite? La messa ci andrebbe loro tutti i giorni, a tutte le ore, starebbe sempre qui, perché non c'è niente di più importante, di più grande di quello che si compie sull'altare. Ora, attenzione, quando io consacro, non è che Gesù viene sull'altare, rimane per la messa e poi se ne va, no, perché la consacrazione avviene attraverso un cambiamento di sostanza, dice la Chiesa. Cioè, perché noi sentiamo il sapore del pane quando facciamo la comunione? Perché non è diventato corpo di Cristo? No, perché la sostanza del corpo di Cristo è dietro le specie sensibili del pane, che rimangono le stesse. Quindi tu senti il sapore del pane, vedi la forma del pane, senti l'odore del pane e vedi, ma lì sotto non c'è più la sostanza pane, capite? Ma c'è la sostanza corpo di Cristo. Se lo dovessi vedere in termini chimici, mi perdonate, no? Voi sapete che il pane è fatto dall'acqua e dalla farina. La formula chimica dell'acqua è H2O, della farina non me lo ricordo. Allora, se io prendo una cellula del mio corpo, la formula chimica non è H2O, ma è la formula chimica della mia carne viva, d'accordo? Ora, dietro le apparenze del pane non c'è più la sostanza del pane, c'è la sostanza del corpo, è un miracolo, cioè, capite? Questa è una cosa impossibile. Perché il corpo di Cristo è nascosto e realmente sussistente dietro delle specie dove è possibile che ci stia. Per questo che San Tommaso dice è il miracolo più grande che esiste. Ma capite che significa? Che significa questo? Che essendo una presenza sostanziale, attenzione, numero uno, fino a quando rimane Gesù nell'Eucaristia? Fino a quando le specie non sono consumate. Quindi se io lo prendo e ripongo nel tabernacolo, Gesù rimane lì esattamente così come è arrivato sull'altare. Capito? Un'altra cosa. Se io spezzo l'Eucaristia, secondo voi, Cristo, prima della comunione, perché prima della comunione il sacerdote spezza l'ostia, dice agnello di Dio? Perché? Per mostrare che veramente Gesù è stato spezzato, cioè immolato per noi, ma io facendo quel gesto non spezzo Gesù, capite? Perché la presenza di Gesù, diceva sempre Paolo VI, essendo una presenza sostanziale, è nell'intera ostia e attenzione in ogni minimo frammento di essa.
Quando siamo andati a Bolsena, io dopo l'opportunione per aiutare i fedeli, ho portato la piscina che era vuota a farla vedere, facendo vedere tutti quanti i frammentini bianchi, dicendo: guardate che la fede della Chiesa è che in questo frammentino bianco è presente Gesù Cristo. Per cui se cadesse in terra un frammentino bianco, cade per terra Gesù Cristo. Chi questo non ci crede è fuori della comunione con la Chiesa Cattolica. Questa è la presenza reale, capito? Questa presenza raggiunge il culmine quando Gesù si dona all'anima che lo può ricevere nella Santa Comunione come cibo spirituale. Allora, cibo spirituale che significa? Significa che l'Eucaristia è per l'anima quello che è per il cibo per il corpo. Quante volte al giorno mangiamo noi? 2-3, se spero. Quante volte al secolo? Si dovrebbe dire facciamo la comunione, c'è gente che sono 20 anni che non fa la comunione. Ma questo significa che se tu stai 20 anni senza fare la comunione, e per fare la comunione devi stare in grazia di Dio con il Signore della Chiesa, sarebbe come se tu per 20 anni non avessi mangiato. Avete mai visto qualche zombie che circola senza aver mangiato per 20 anni? Però la stessa identica cosa, Sant'Agostino diceva: quello che pane fa il corpo, l'ostia fa l'anima, e quindi insegnava come ricevere Gesù nell'Eucaristia. Allora, noi se ci dobbiamo fare la mangiata, facciamo. Ma l'ostia, un tempo al catechismo, io lo insegno ancora, si insegnava che non è bene masticare, ma non perché si fa male a Gesù, non si fa male a Gesù, Gesù non sente male nell'Eucaristia, è un segno. Perché tu mastichi il cibo che devi assimilare, ma diceva Sant'Agostino, l'Eucaristia non la devi assimilare tu, è Gesù che deve assimilarti a te, quindi fai il gesto contrario, non lo mastichi, ma lo lasci lentamente deglutire, anche perché più rimane dentro la tua bocca Gesù e più dura la sua presenza. La seconda cosa, noi quando mangiamo stiamo seduti, giusto? La comunione si fa stando seduti? E passiamo, sapete, la Chiesa oggi dice che la comunione si fa normalmente, questa è la regola, in piedi e ricevendo la particola in bocca. Questa è la regola attuale e in forma processionale. Chi desidera fare la comunione in ginocchio, ecco perché c'è il ginocchiatoio, ha diritto di farlo. Sono documenti della Chiesa. Quando a seguito della riforma liturgica fu ripristinata la forma processionale, questo fu fatto con la clausola espressa che un fedele che desiderasse stare in ginocchio aveva il diritto di farlo, ed è compito del pastore dare questa possibilità, ovviamente senza imporre. La Conferenza Episcopale Italiana, come altre conferenze, ha chiesto e ottenuto dalla Santa Sede, attenzione, l'indulto e la facoltà per i fedeli che lo desiderano di ricevere la sacra particola sulle mani. È possibile farlo. Ma questa cosa, che non è un diritto, ma una facoltà di cui il fedele si assume la responsabilità davanti a Dio facendola, e che un ministro deve comunque rispettare, è subordinata ad una serie di condizioni che chi ha questa abitudine le deve sempre ricordare. Perché se tu non stai attento e per inosservanza fai cadere un frammentino di Eucaristia per terra, tu commetti un sacrilegio oggettivo e ne hai la responsabilità. Se hai le mani sudate, capite, se tu c'hai le mani sudate e ti si, capite, su un'ostia non ben confezionata sicuramente te ne prendi la responsabilità. Se c'hai le mani sporche te ne prendi la responsabilità. Se tratti malamente, però non te lo porti a spasso come fate la gente, devi comunque avere una grandissima riverenza. Ci sono tutta quanto una serie di condizioni. E l'ultima dice che se il sacerdote sa che ci potrebbe essere pericolo di profanazione, non solo ha il diritto ma il dovere di non dare la comunione in mano in certe condizioni. Questo perché? Perché il rispetto dovuto all'Eucaristia non è mai abbastanza. Io sono sacerdote, quindi la tocco, la consacro all'Eucaristia, però dopo aver fatto la comunione io le mani le purifico, capite? Cioè, io in coscienza avrei, se partecipo alla Santa Messa, non faccio mai, sono un prete, quindi cioè, se le mie mani sono pure consacrate, ma io quando partecipo alla Messa non ho mai preso la comunione in mano, anche dopo sono stato prete. In ginocchio e lo prendo in bocca, perché quando partecipo alla messa mi considero un fedele comune, non avendo la possibilità di essere certo che non mi rimangano frammenti, io non lo faccio. Evidentemente rispetto chi la pensa diversamente. Volevo concludere dicendo che Papa Francesco, nelle sue recentissime splendide catechesi sull'Eucaristia, ecco, mi ha, come dire, mi ha molto sorpreso, perché ha incoraggiato, ho il testo a casa ma potete trovarlo su internet, e la prassi che sta prendendo sempre maggiormente piede nella Chiesa di fare la comunione sotto le due specie, per un motivo molto semplice:
non è che quando facciamo una comunione su tutte le specie fai una comunione più grande, no, perché Gesù è tutto presente sia nel pane consacrato che nel vino consacrato. Però, spiega il Papa, la comunione sotto le due specie, cioè il corpo bagnato nel sangue, serve a richiamare la tua memoria che tu stai partecipando al sacrificio che si è compiuto sull'altare. Quindi tu ricevi il Signore in stato di vittima, e pensaci bene, tu vai a ricevere colui che si è immolato per te, perdonando tutti i tuoi nemici, eccetera, eccetera. Quindi è un aiuto, primo, per una partecipazione più consapevole, più cosciente, più profonda all'Eucaristia. Secondo, per ricordarti la carità infinita con cui Gesù ha sofferto per noi, fino all'ultimo sangue, goccia di sangue versato. E terzo, ci ricorda, come dire, la necessità che abbiamo di conformare la nostra vita al mistero di amore infinito che sull'altare si rende presente nell'Eucaristia. Non è un incontro di catechismo per gli adulti, una piccola omelia, però spero di aver aiutato tutti noi a tornare nuovamente in questo bellissimo mistero. E ringraziamo infinitamente il Signore, perché vi confido un segreto e concludo. Io non vedo l'ora di andare a paradiso, ho detto fra me e voi, mi ricordo in sera che quando mi dico, Ale, un giorno di meno, comunque sia, è il giorno di meno. Quanto ci mancherà, 10 anni, 2 anni, 30 anni, 40 anni, non vedo l'ora. Però c'ho un sogno, io lo dico ogni tanto al nostro dico, il paradiso va bene, ma non mi lascia senza celebrazione della messa per tutta l'eternità. Io spero che si inventino qualcosa in paradiso, insomma, perché un predica ha celebrato la messa, io non so che cosa vai a smettere, nonostante che stia di fronte alla Santissima Trinità, perché è impossibile. Ma secondo me, pure Padre Dio, c'è qualche speranza c'è, d'accordo? Perché l'Eucaristia è un mistero talmente grande e talmente bello che anche quando non avremo più bisogno, l'Eucaristia è fatto per noi che siamo sulla terra, sicuramente ci sarà un modo perché adesso sia dato il culto e la gloria che adesso è dovuto. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.